La trasferta di Ascoli restituisce un Pescara concreto e solido come mai in questo inizio di stagione. Una gara temuta per le difficoltà con cui era alle prese il Delfino, per il brillante inizio di stagione dell'Ascoli, miglior attacco del campionato, e per una tradizione molto sfavorevole al Del Duca. E invece ha pagato la mossa di Luciano Zauri, il 3-5-2 ha dato consistenza difensiva ai biancazzurri, anche se gli aspetti principali che ne hanno caratterizzato la prova sono stati determinazione, concentrazione e cattiveria agonistica. Ingredienti sui quali il Pescara era stato deficitario, ingredienti che hanno dato invece forza al nuovo assetto tattico che per molti ha il connotato del modulo d'emergenza, varato nella settimana pre-Ascoli perché contro il miglior attacco il Pescara non poteva presentarsi fragile. Ora l'interrogativo è: sarà questo il modulo delle prossime settimane oppure no? Per molti questo assetto non garantisce le condizioni per essere pericolosi in attacco. Al Del Duca il Pescara non ha mai impensierito le ali ed ha vinto la partita sfruttando un buco difensivo di Valentini. Ma Zauri, che nella conferenza pre-gara ha rivelato "non reggiamo le tre punte", nel dopopartita è stato chiaro: è importante la continuità. E allora è molto probabile che l'allenatore biancazzurro prosegua su questa strada e nei prossimi giorni, dopo aver puntato molto sulla fase difensiva, lavorerà anche su quella offensiva, magari affidandosi ad una maggiore qualità a centrocampo con i rientri di Palmiero e Castanos, magari sfruttando la capacità di spinta di Zappa come quinto di destra. In attesa di ulteriori risposte, la notte del Duca, a livello di singoli, ha restituito al Pescara anche il miglior Busellato, che al culmine di una prova di fosforo e sostanza, in pieno recupero, ha avuto la forza di procurarsi e trasformare un calcio di rigore, soffiando la battuta a Galano. Busellato che analizza il momento e svela un curioso retroscena proprio relativo al penalty. Sì, più che altro perché l'anno scorso io e le ali giocavamo insieme, scommettavamo dopo ogni allenamento 10 rigori. E doveva pararmene almeno 3, c'avevamo una sfida, lui diceva sempre che non avevo il coraggio di presentarmi in partita. Oggi è stato bello perché sono proprio contro di lui mi sono presentato. Sì, è stata una partita dura, loro sono una grande squadra, per il campionato penso che lo faranno un grande campionato. Noi venivamo da due brutte sconfitte, mentalmente magari eravamo più deboli di loro, però siamo riusciti a fare una gara di compattezza, siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio tutta la partita per poi trovare il gol alla fine. Non fanno male le panchine perché abbiamo una squadra molto forte, secondo me dobbiamo ancora trovare i meccanismi giusti, ma siamo una squadra molto forte, ci sta di far panchina, accetto le scelte come tutti noi le accettiamo, non c'avevo nessuna rabbia, ho avuto lo sfogo, più che altro per la stanchezza della partita, è stata una partita dura e chiuderla è stato bello.